devo dire che era da un po' di anni che si discuteva di quel contratto, non si riusciva a trovare un accordo, abbiamo destinato 300 milioni di euro che erano sparsi per progetti di vario genere, abbiamo concentrati per aumentare gli stipendi di tutti i docenti e tutto il personale della scuola. Bene, dopo quel contratto, quello che abbiamo concluso nel 2022, la posizione dei docenti italiani nelle graduatorie europee da Invalsi è migliorata. Prima eravamo all'ultimo posto, ora, secondo i dati Invalsi, ovviamente sempre paragonando al costo della vita, abbiamo superato Francia, Portogallo, Finlandia e Svezia. Questo è un dato interessante, è un dato che tra l'altro migliorerà ancora con le risorse che sono state destinate all'aumento dei contratti del personale statale. Nell'ultima legge di bilancio stimiamo un aumento medio solo per i docenti nel prossimo contratto di circa 160 euro al mese. Quindi nel giro di un anno e mezzo ci saranno due contratti a favore del personale della scuola, 1.200.000 lavoratori. Non si è mai visto, credo, della scuola italiana, che in un anno e mezzo ci siano aumenti per circa 300 euro al mese per i docenti. Però c'è un altro tema molto grosso, che è quello che lei toccava prima. Nel mio libro cito tutta una serie di indagini e oggettivamente il costo della vita in alcune realtà del paese è molto più elevato, e questo ci porta, anche qua ci sono dei dati impressionanti, al fatto che non riusciamo a coprire le case, che c'è anche un docente che dovrebbe diventare di ruolo in certe aree del paese, preferisce rimanere precario stando a casa perché il costo della vita è insopportabile. E allora io lo dico molto sommessamente, lo dobbiamo fare insieme con i sindacati, lo dobbiamo discutere. È una scelta questa importante ma strategica per il nostro paese, perché altrimenti fra qualche anno noi in quelle aree del paese saremo costretti a chiudere le scuole perché non abbiamo docenti. Allora dobbiamo trovare delle forme di incentivi. Ne abbiamo trovata qualcuna molto apprezzata, per esempio per le scuole situate nelle aree di montagna, abbiamo dato più punteggio e abbiamo consentito di scaricare l'affitto nella dichiarazione di redditi, perché ovvio, se uno va a lavorare in una zona di montagna, affitta l'appartamento, difficilmente ci va volentieri se non c'è un'agevolazione. Ecco, quella potrebbe essere, con Matteo Salvini se ne parlava, magari, ma questo lascia lui la parola, magari anche nel piano casa si potrebbe individuare qualche cosa. Insomma, insieme con le regioni dobbiamo immaginare degli incentivi. Beh, c'è un accordo sindacale del 2021, se non ricordo male, che prevede tra l'altro per il pubblico impiego tutta una serie di incentivi che vanno dai trasporti all'abitazione e a quant'altro. Dobbiamo parlare, ma non possiamo tacere su questo punto. Chi fa finta di niente non vuole il bene della scuola italiana, il bene dei nostri ragazzi, perché non vuole la continuità didattica, e soprattutto non vuole il bene di quei tanti insegnanti che si trasferirebbero ben volentieri, ma che certamente non possono farlo in condizioni di questo tipo. Ma non solo nord-sud, città e campagna. Un conto è fare l'insegnante, il poliziotto, il pompiere, il postino a Milano, un conto è farlo a Lodi. Quindi il problema non è la rivalità, un conto è farlo a Roma, col costo di Roma, un conto è farlo a Tivoli o a Velletri. E quindi il problema più che nord-sud io lo farei fra grandi centri, equiparandolo al costo della vita, che la vita costa di più in centro a Catania, in centro a Milano, in centro a Roma, che non in provincia. Quindi si tratta di dare degli incentivi, che possono essere detrazioni fiscali, possono essere bonus sull'affitto, per permanere in alcune situazioni. Io ricordo che quando ero ministro dell'interno, i vigili del fuoco a Milano e via Messina venivano, si formavano per qualche mese e poi appena potevano chiedevano un riavvicinamento, e quindi ci sono alcune aree del paese che sono perennemente sotto organico e altre aree del paese che sono oltre organico. Quindi si tratta, accompagnandolo con i sindacati, quindi non imponendolo dalla sera alla mattina sulla testa di nessuno, una riflessione, cartina geografica alla mano, penso anche ai medici, un discorso che facevo con il ministro della salute, fare il medico in città
ti porta tot clienti e tot indotto, fare il medico in Val Camonica o sull'Aspromonte o sull'Appennino Reggiano ovviamente comporta altri sacrifici, quindi per ogni professione dovrebbe prendere, io lo sto facendo col ministro delle infrastrutture, perché anche per me fare l'ingegnere a Roma è un conto, fare l'ingegnere in provincia di Ferrara o a Lamezia Terme è un altro conto.